Grazie. Grazie a te. Ho visto questo film diverse volte, ammetto. Perché abbiamo visto un po' il suo farsi negli ultimi mesi, io e Paola, e Sting, che qua, anzi, credo sia fuori. Una cosa che mi colpisce ogni volta è questi passaggi osmotici c'è un film sul fatto che non esiste la natura, volevo un po' capire come. Cos'è che ti ha spinto a fare questo lavoro e ti seguo anch'io. E come hai lavorato su quest'idea di una natura che non c'è, o di una non naturalità della natura, insomma. Diciamo che quello è il punto, e poi è la cosa forse più difficile su cui parlare, ecco. E forse cerco un pochino di sviare, ecco. Devo dire che il lavoro, forse anch'io sono d'accordo sul fatto che il concetto di natura non esista, comunque non sia appropriato, comunque qualcosa che sicuramente non sento. E allora ho cercato in qualche modo di lavorare, poi parlo come dire, da solo, ma in realtà insieme ai due Matteo, Matteo Gatti e Matteo Signorelli, diciamo di raffrontare quella che è la natura dell'uomo e la natura dell'animale. E sicuramente la natura dell'uomo non regge il confronto della natura dell'animale. Nel senso che l'uomo, e credo che qua in parte forse esca sempre fuorviante rispetto all'animale. E anzi, poi questo parlo diciamo da un punto di vista soggettivo, come dire, cioè io almeno personalmente mi incazzo davanti all'animale perché per il suo assoluto coincidere con se stesso. Cioè io ho cercato di dare l'idea di un uomo che in qualche modo si sfrange e si disperde davanti al confine di un animale, e poi soprattutto anche sul finale, che è l'ultima parte che ho girato, che in qualche modo fosse stata la parte che mi ha dato una coscienza rispetto anche al lavoro fatto, era il fatto che in qualche modo l'animale sia una salvezza inaccessibile. Una salvezza inaccessibile perché, come dire, l'animale non ha paura di morire, non ha neanche la coscienza della morte. Almeno io penso questo, poi qualcuno può dissentire, perché ci sono idee contrarie, quindi. Ed è una salvezza, nel senso, è invidiabile l'animale. Però d'altra parte è logico, io adesso domani posso decidere di farmi una lobotomia e diventare un vegetale. Però come dire, non potrei vivere i due stati, ecco, non potrei vivere lo stato della coscienza, cioè non potrei vivere coscientemente il piacere di essere animale. C'è questo discorso, secondo me, nel film, soprattutto forse questa è stata nell'ultima parte, quindi soprattutto è stato il lavoro di montaggio cercare di dare questa impressione. Dall'altra c'è invece un piacere, ed è stato veramente un piacere il passare, vorrei che veniste qua con Matteo Signorelli e Matteo Gatti, passare queste giornate insieme a queste persone, queste comunità che si formano intorno all'animale. E anche vedere come, e forse questo magari traspare meno, però vedere come queste comunità, queste persone, come dire, accettano delle logiche diverse, anche che poi è soprattutto molto difficile, perché tutti i gruppi umani, almeno questa è la mia impressione, per quanto magari decidano di prendono, tolto l'audio. No, sì, questo si sente, ok. No, ma ce n'è uno che funziona meglio. Ok, come tutti i gruppi umani in qualche modo difendono qualcosa, devo dire che le persone che hanno questo rapporto con l'animale tendono Cambia ad avere. microfono di nuovo. Eh? Cambia di nuovo Ah, microfono. abbiamo visto questa mia madre. Ok, grazie. Come dire, il senso di proprietà, ma un po' tutto, guarda. Come il senso di proprietà, cioè come dire, l'idea
l'idea di tracciare dei confini, che il primo parte da noi stessi, dal nome, dalla coscienza, dall'utilizzo del linguaggio anche che noi abbiamo in qualche modo per riconoscerci. Devo dire che l'animale può essere liberatorio, ecco, rispetto a questa cosa qua, diciamo, al dover per forza essere noi stessi, al dover per forza coincidere col nostro linguaggio, con la nostra coscienza. Coinvolgiamo i Matteo Sì. e Fantasia. No, come avete lavorato, come le avete incontrate queste persone? Come avete deciso di incontrarle? Come le avete scelte? Allora, io su questo passerei la parola a Matteo. No, perché in realtà sono stati loro diciamo, i pionieri di questa cosa, sono stati loro. Ma Poi non è che mi hanno aggiunto a mia puoi. insaputa dopo, quindi questo lo racconto a te. Io mi sono preparato un'altra parte. Il discorso è semplice perché breve biografia, proprio veloce veloce di Metro e poi Matteo ci siamo incontrati in accademia e poi accadde una domenica, penso, che facendo delle passeggiate per qualche periferia di Milano, perché effettivamente questo è stato, penso, cioè vivere una città in una maniera totalmente diversa da quella che può essere la prassi, no? E ci siamo trovati a fare delle passeggiate nei parchi di periferia e nulla, abbiamo incontrato delle personalità che boh, avevano delle storie forse da raccontare o avevano la capacità di raccontare una bellezza che era diversa da quella che noi forse non avevamo ancora vista e che hanno avuto soprattutto una disponibilità a renderci partecipi anche di questa magnifica cosa. Cioè, mi sta battendo forte il cuore che poi si sente e basta. Dovremmo ringraziare Marco che si è messo là Eccolo, infatti in sotto, sala ci che sono è il dei virtuoso. protagonisti. È stato. Lassù in cima, cioè Sì, lassù in cima, no? sì, diciamo che noi abbiamo incontrato inizialmente delle persone, poi con il passaparola, insomma, poi c'è una grande rete molto, mo molto ampia che vede anche diverse fazioni, insomma, sì, gruppi che si occupano in modo specialistico di diversi ambiti dell'animale selvaggio. E quindi insomma la rete si è allargata, poi si tratta insomma di un lavoro che è iniziato 4 anni fa ed è iniziato poi come una ricerca diciamo artistica, ecco, quindi io poi personalmente faccio abbastanza, ho difficoltà a concepire questo manufatto diciamo come un esempio di film puro, no, dico, manufatto con grande rispetto, ci mancherebbe, no, però dico, faccio fatica a considerare, ecco, diciamo cinema puro perché questo lavoro è stato moltissime cose, è stato fotografia, è stato grafica, è stato video installazione, è stato mail art, è stato scultura, ancora oggi c'è una scultura di 2 metri in legno che rappresenta una piuma, che è installata in un orto urbano a Barcellona e che, questo va detto, ci Una dicono. vergogna. No, ma perché è bello. No, ci dicono, tra l'altro, questo va detto, che è usata da certi gruppi che si occupano di meditazione collettiva come una sorta di idolo, come una sorta di totem. Quindi questo, cioè, diciamo, ci permette anche così di relazionarci con il trascendentale, con lo spirituale, volesse mai che ci reincarnassimo in rospi o in cicogna. No, questo no, volevo dirlo questo perché secondo me, come dire, emerge quantomeno una sorta di eco di questa schizofrenia sottocutanea, quantomeno nelle immagini che abbiamo visto, nell'architettura del lavoro, nella sintassi cinematografica. E poi questo secondo me è importante perché in qualche modo verifica l'idea per la quale è assurdo pensare che servano occhi diversi per guardare un film, per guardare una scultura, per guardare un libro, per leggere un libro o per contemplare un tramonto, ecco, così, la compenetrazione dei linguaggi storicamente, insomma, ha spesso fatto dono di risultati sorprendenti, ecco, quindi, e che in qualche modo ci hanno sempre parlato di una certa verità. Qualcuno
qualcuno di voi ha delle domande o curiosità da chiedere? Se no io vado avanti, perché vabbè, visto che sia... Le macchie di roccia, perché la mia psicologista era un'appassionata di rane di Roschi, mi costrinse a fare le macchie di roccia anni fa. Ero curioso del perché voi aveste accoppiato roccia con i Roschi, capisco qualcosa anche della mia analisi. In realtà, come molte cose in questo film, sono sotto traccia. L'idea è partita da una sorta di leggenda che girava tra i salvatori di Rospi, che c'era questo famoso psicanalista, che esiste, cioè ha pubblicato anche dei libri, e questo psicanalista un giorno camminava lungo la strada, è stato investito da un'automobile, è rimasto lì delle ore in stato di trance e poi è stato salvato da un angelo, quelli che chiamano gli angeli della strada, che lui non ha mai più conosciuto. Quindi lui è stato in ospedale, è uscito dall'ospedale e ha iniziato a salvare Rospi. Quindi noi abbiamo cercato di trovare questo psicanalista in tutti i modi possibili, ma forse evidentemente o non esisteva, esisteva, ma comunque non si è riuscito a trovarlo. E come in tutti i lavori, anche uno spunto che poi può partire da un racconto, in realtà ti continua a macinare nella testa. E quindi si inizia a cercare delle analogie che poi magari perdono la loro origine, cioè perdono il loro riferimento, perché qua di questo psicanalista non se ne parla. E alla fine forse in tutta la parte dei Rospi l'idea di macchia, di abbaglio, di allucinazione ritorna, no? Lei in fondo all'inizio la prima cosa che dice è: a volte scambio le foglie, una macchia sulla strada per un rospo. E dall'altra parte era anche, come dire, era in tutto questo film, si cerca di non affrontare il problema uomo-animale attraverso il corpo, attraverso la bestialità, come dire, attraverso il fatto che noi siamo corpo e loro sono corpo, ma forse più da cercare di creare una mente che contenga sia l'uomo che l'animale, cioè cercare che questo film, adesso questa sembra un'utopia da sballati, però che questo film potesse essere in qualche modo una mente che macinasse sia l'uomo che l'animale. Però quando l'animale guarda in camera ti rendi conto che non gli è fatto un cazzo di te. No, ma lo dico è una cosa molto che trovo perturbante, ma che mi interessa, nel senso che quando la cicogna guarda, noi la guardiamo, ma lei non è interessata a guardare noi. Questa donna racconta un amore per queste creature meravigliose, io trovo molto commovente, mi commuove ogni volta che l'ascolto. E poi vediamo questi due rospetti, danno il laghetto, sono contenti, tu li stai filmando, ma se va. Come dire, io... Ma questa è un'altra idea un po' personale. L'idea che noi per gli animali siamo come fantasmi di bestie, cioè neanche loro parenti, ma siamo come... cioè il loro sguardo ci attraversa. E questo è proprio, come dire, l'instabilità dell'animale nella coscienza dell'uomo. Cioè l'animale è sotto perché in fondo noi lo dominiamo, lo utilizziamo, ce lo mangiamo, ci facciamo le giacchette, lo industrializziamo. E dall'altra parte sopra, perché in fondo il loro sguardo ci attraversa. Ma quando dicevo... Secondo me, da questo punto di vista, il film è riuscito perfettamente. Cioè questo... Grazie. lo senti lo sguardo che ti attraversa, cioè ti senti completamente inutile nella relazione. Ti senti inutile e peggio forse qua no, perché in fondo gli animali non si prestano, potresti pure sentirti preda, nel senso, perché c'era Cimatti, che è venuto qua a presentare qualche giorno fa una vostra sezione proprio dedicata sull'argomento, che parlava adesso sul libro, faceva un esempio di... Adesso è un po' lungo, però di questo uomo che a un certo punto vede passare questi lupi
E il loro sguardo in qualche modo non lo riconoscevano come Giorgio, Matteo, col suo nome, ma era un corpo, cioè come dire, me lo mangio o vado dritto, non so, cioè era una piccola scelta, non so, ecco. Cosa, forse questa potrebbe essere una piccola chiusura, ma in fondo cosa ci può dare aprirci a questo sguardo? Cioè cosa ci può dare? Sentire di essere prede o sentire di essere fantasmi o sentirci attraversati. Forse accedere un po', ecco, forse accedere soprattutto su quello che è tutto quello che c'è la proprietà, ecco, cioè pensare di essere padroni di qualcosa. Poi vorrei invitare anche cioè la produttrice che magari lo fa, se vuoi venire Sandra a... Grilli. Quello è... Sono stato apposta. Avete domande, questioni? Io chiuderei così e ringrazio Demetrio, di Matteo, Alessandra, grazie a voi. Se volete continuare a sentirvi un po' estranei al mondo con gli animali, venerdì, proprio venerdì, tra 3 giorni, alle 14, sempre in questa sala, presentiamo altri 2 film che sono quelli che ha presentato Cimatti venerdì scorso, cioè Animal Cinema e Animal Crossing. Grazie. Grazie.